Una mappatura dei servizi di continuità assistenziale più a rischio, una linea diretta privilegiata con le forze dell'ordine e la questura, da attivare in caso di emergenza, e il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Sono queste le prime misure decise da vertici della sanità e delle forze dell'ordine riuniti in prefettura a Udine, appuntamento che si è aggiunto al programma del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica già in calendario dopo l'aggressione subita sabato scorso da due dottoresse alla Guardia Medica del Gervasutta. Rispetto ai numeri purtroppo ridotti di forze dell'ordine, di presidi sanitari o meglio di personale sanitario, a questo punto la tecnologia, la videosorveglianza è quanto mai opportuna e utile. Ancora da stabilire il numero di telecamere in più e quanto costeranno, tutto da pianificare in un secondo momento con i prefetti competenti per la sicurezza di ogni territorio. La videosorveglianza da implementare non sarà solo all'esterno degli edifici, ma si vuole offrire la possibilità al medico in turno di capire chi ci sia fuori dalla porta. Una delle richieste avanzate dalle stesse specializzande. Adelaide Andreani, 28enne, in passato era stata vittima di un'aggressione simile durante un turno in carcere, episodio a cui si è giunto quello di settimana scorsa, quando è stata presa al collo dall'accompagnatore di un paziente già noto alle forze dell'ordine. Il vicepresidente regionale con delega alla salute Riccardo Riccardi ha chiesto misure più esemplari per chi si rende colpevole di questi episodi. Poi, se si continua ad escludere... L'altro tema che è quello della possibilità che il professionista abbia uno strumento che consenta anche una certa raggiungibilità, che però fino ad oggi non ha trovato un consenso da parte delle organizzazioni sindacali.